Quando si è giovani si ha l'impressione di essere immortali. Basta guardare i sorpassi che fanno certi motorini per averne una conferma. E molti discorsi sul fumo, sulle droghe, rischiano di essere solo delle prediche inutili. Una delle molle più potenti che inducono i giovani a fare delle cose rischiose o nocive è il gruppo. Si fuma perché gli altri del gruppo fumano, si prende una pasticca perché gli altri lo fanno. Ora comincia a diffondersi l'uso dell'alcol perché ci si sente uguali agli altri e si è nel gruppo. È una forma di conformismo, una mancanza di personalità, di capacità di decidere in proprio le cose da fare. E si ha l'impressione che così di essere adulti. Ricciardi ci raccontano quello che può succedere quando non ci si rende conto di quello che si sta facendo. Vediamo. Quella sera ero allegra, tutti ridevano. Improvvisamente la stanza ha cominciato a girare. La vista si è annebbiata e tutto è diventato nero. Poi ricordo solo l'urlo della sirena. Questa ricostruzione si basa sui racconti veri di alcuni adolescenti di oggi. Arianna è una quindicenne, una ragazza come tante, cui piace fare festa con gli amici. Non pensavo che per una bevuta si potesse finire così. Quanto ha bevuto? Questo è importante. Ha bevuto quanto? 9, 10, 11 bicchieri, non so. Quanti anni c'ha? 17? No, c'ha 15 anni, 16 anni. Ma noi è giovanissimo, va bene. Vi faccio sapere, ok? Facciamo un passo indietro e proviamo a capire come una festa tra amici si sia potuta concludere con un coma etilico. Per noi organizzare un chiusino è una cosa normale. Ti fai una bella bevuta per rompere la noia, per sentirti uguale agli altri. Oh, scusate, facciamo una cosa. Io e lui andiamo a comprare gli alcolici al supermercato. Cioè, facciamo un chiusino a casa di Marco. Aspettiamo a casa di Marco. Ah, abito qua vicino, lo sapete. C'è un comportamento che comincia a preoccupare molto ed è quello dell'ubriacatura forzata, la chiamiamo così, della buffata, che in inglese ormai usiamo un termine anglosassone che è il binge drinking. In Italia il consumo di alcol pro capite è costantemente in calo da più di 30 anni. Eppure tra i giovanissimi, a partire già dai 13 anni, il fenomeno è in aumento. Quello che è più preoccupante è che il consumo di alcol tra i giovani avviene sempre meno in famiglia, durante i pasti, e si concentra sempre più in bevute saltuarie, a stomaco vuoto e in quantità sostenute. Questo consumo è un consumo a rischio, perché è un consumo che è mirato al raggiungimento del cosiddetto sballo. Un amico mette la casa, gli altri portano le bottiglie. L'importante è che non ci siano adulti in giro. Il chiusino è una versione contemporanea di quelle bravate con cui gli adolescenti di tutte le epoche si sono messi alla prova e hanno sfidato il mondo degli adulti. Ma l'alcol, come tutte le sostanze che alterano le nostre capacità mentali, può comportare rischi molto seri. Questi modelli di consumo che sono cambiati, soprattutto tra i giovani, esprimono quella che è la globalizzazione dei modelli, degli stili di vita. Noi avevamo questa realtà che noi chiamavamo in passato la cultura bagnata, dove l'alcol era fondamentalmente un alimento, accompagnava i pasti, era una parte integrante della dieta. Questo fenomeno non esiste più nel mondo giovanile. L'Italia va dunque verso una cultura dell'alcol di tipo nord europeo, che viene detta asciutta, perché rifiuta l'alcol come alimento che accompagna e integra la nostra dieta, salvo poi concepirlo in chiave trasgressiva,
con consumi saltuari ma in dosi massicce. Quel giorno tutto era cominciato bene. Un bicchiere dietro l'altro e tante risate. Le barriere che ci sono tra le persone svaniscono. A un certo punto mi sono sentita strana. Non mi reggevo in piedi, non riuscivo nemmeno a tenere gli occhi aperti. Dai, ma bevi un altro po'. Quando la concentrazione di alcol nel sangue supera i 3 o 4 grammi per litro, sopraggiunge il coma. Il coma etilico è una situazione molto pericolosa per la vita. In situazioni in cui, dopo aver abusato di alcol, viene meno la coscienza, bisogna subito correre. Ragazzi, voi non potete entrare, aspettate qui, eh? Come si chiama la ragazza? Arianna. Arianna? Arianna? Facciamo subito dei prelievi. Dell'ambulanza e dell'ospedale non mi ricordo nulla. Tu si sa quanto avevano bevuto? Qualche bottiglia. Qualche bottiglia, benissimo. Quando ho aperto gli occhi non riuscivo a capire dove ero. Poi mi hanno detto quello che era successo. Me la sono vista brutta. Questi comportamenti giovanili negli ultimi tempi hanno destato enorme allarme. Troviamo il capro espiatorio alcol, ma stiamo perdendo di vista qual è il reale significato di questa popolazione che si comporta in questa maniera autodistruttiva e che in qualche modo ci manda un messaggio che è una richiesta d'aiuto. Cosa fare allora per arginare il fenomeno? Serve sicuramente da parte degli adulti una maggiore informazione sull'alcol e i suoi effetti. Ma soprattutto serve che chi ha vissuto esperienze come quella di Arianna sappia trasmetterle ai compagni, aiutandoli a capire che i chiusini e le bravate altro non sono che modi per esorcizzare stati di profonda insicurezza. Ma un ragazzo che partecipa spesso a dei chiusini può essere, almeno io lo giudico, come uno stupido, forse un ingenuo, perché nasconde anche gravi carenze relazionali, problemi comunque a relazionarsi con gli altri. Devi sapere qual è il limite oltre il quale uno non può andare, perché al di là di quel limite poi possono esserci delle conseguenze. Poi uno piano piano crescendo invece si rende conto di dov'è il limite.